guardateci. Dopo, aspetta, meglio, ho cambiato telefono e ho cambiato un pacchetto. Bellissimo. Noi abbiamo dei problemi pratici e dei problemi, diciamo, legati alla disattenzione nei confronti della norma, che sono di una gravità estrema. In primo luogo, voglio dire, le aggressioni che vengono perpetrate in danno ai poliziotti penitenziari, cioè noi abbiamo una carenza di organico che non ci permette di essere presenti o di intervenire assai spesso. Ma i detenuti, chiaramente, soprattutto quelli legati alla criminalità organizzata, stanno alla criminalità organizzata che praticamente sono quelli che hanno in mano molte infrastrutture penitenziarie. Chiaramente noi non abbiamo né mezzi, né uomini, né risorse di altro tipo che ci consentono di intervenire. Quindi noi stiamo preparando come sindacato un intervento di carattere forte per chiedere alla Ministra di cominciare prima di tutto con i presidi di legalità e per la tutela dell'incolumità fisica del personale di polizia penitenziaria. C'è un problema di strutture, di infrastrutture, voglio dire, legate anche, per esempio, il 70% delle infrastrutture sono fatiscenti e da rifare quasi completamente. C'è un problema di organico, l'ho già detto. Consideriamo che la carenza di organico del personale di polizia penitenziaria nazionale è del 25% in meno del necessario. Cioè, parliamo di 10.000 uomini in meno, donne e uomini. C'è un problema di considerazione pubblica. Sì, i fatti di Santa Maria Capua Vetere sicuramente sono gravi, ma costituiscono l'eccezione. Afrosinone, che è stato, diciamo, testé citato, Afrosinone è successo qualcosa di straordinario, perché nonostante che vi fosse la minaccia con l'arma da fuoco, non puntata direttamente ma scarrellata davanti al collega, il collega è riuscito a non dare le chiavi delle celle dove voleva arrivare il soggetto armato. Dopodiché, ai primi spari sono intervenuti, sempre disarmati, due altri colleghi che stavano al piano di sotto e sono riusciti a convincere quel detenuto a dare loro l'arma da fuoco senza utilizzare la forza, a parte che quello era armato e loro a mani nude, ma soprattutto grazie all'intervento di pochi poliziotti penitenziari presenti non c'è stata una strage, non sono stati uccisi i destinatari dei colpi, non sono stati. Però questo, voglio dire, è una cosa, il fatto di Frosinone, la gravità del fatto sta nella capacità di poter, diciamo, far pervenire dall'esterno, infatti poi sono stati trovati una serie di telefonini, è chiaro che c'era un contatto di telefonini con la telefonia mobile che ha consentito al detenuto di ricevere tramite un drone la pistola, però è un lavoro che quotidianamente svolge la polizia penitenziaria, cioè è un lavoro per la sicurezza dei cittadini. Perché? Perché si pensa, io l'ho detto prima e lo continuo a ripetere, si pensa che una volta che certi personaggi sono entrati qui dentro è finito, non hanno più né capacità né possibilità di continuare a delinquere, non hanno più contatti con l'esterno. Invece non è così, perché il carcere è una struttura talmente permeabile, e io non voglio indicare le figure che possono portare messaggi, che possono portare anche materiali, che possono riuscire a tenere i contatti con l'esterno, ma sono talmente tante che il carcere continuerà ad essere così. Allora, problemi essenziali: sicurezza, organico, tutela dell'incolumità, body cam. Io perché devo aver paura di intervenire se un detenuto mi aggredisce? Perché sicuramente ricevo un avviso di garanzia, se non peggio. Infatti molti poliziotti penitenziari, voi avrete sentito, avrete letto, magari avrete anche scritto: detenuto sulla sedia a rotelle picchia 4 agenti. A me mi è successo di constatare di persona un fatto del genere. Come fa? Dice: ma sta sulla sedia a rotelle, sarà pure bravo. Perché non intervengo? Il poliziotto penitenziario preferisce presentare 10 giorni di certificato medico pur di non doversi poi nominare un avvocato. Quindi incolumità, ma anche le operazioni di servizio. Noi non ci abbiamo, come la Polizia di Stato sta adottando, come stanno adottando i carabinieri, dei supporti tali da poter firmare le operazioni di servizio, da poter giustificare l'uso legittimo della forza, perché molto spesso è legittima difesa o uso legittimo della forza.